Il 61% del traffico di merci nel Mediterraneo passa dai porti del sud. È quanto emerge dal quarto rapporto annuale sull'economia marittima italiana, presentato questa mattina a Napoli, nella sede del Banco di Napoli. Presente il ministro per la coesione territoriale il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, che ha sottolineato il ruolo delle vie della seta per una crescente centralità dei porti meridionali negli scambi commerciali nel Mar Mediterraneo. È un dato positivo, si può fare di più, si deve fare di più, però ci sono le premesse per uno sviluppo della portualità del Mezzogiorno che svolga un ruolo importante su tre versanti. Prima di tutto collegamento tra il Mediterraneo e l'Europa nel verso sud-nord. Secondo, collegamento rovesciato, l'Europa che guarda al Mediterraneo, che guarda al Nord Africa e al Medio Oriente per investire e per far crescere quei paesi, che è l'idea che l'Italia ha lanciato l'anno scorso con il Migration Compact. Qui il Mezzogiorno e i porti del Mezzogiorno svolgono un ruolo decisivo. Terzo, il Mediterraneo ha acquistato una nuova centralità nei traffici intercontinentali con l'apertura del secondo ramo del canale di Suez e il Mezzogiorno è chiaramente ha la vocazione prioritaria come zona fondamentale, come area fondamentale, porti fondamentali in questo nuovo ruolo intercontinentale del Mediterraneo.